Settima giornata di campionato del girone F di Serie D. Per la quarta volta dall'inizio della stagione, la formazione di mister Mattoni scende al della vittoria alla ricerca del primo successo casalingo. Tolentino e San Benedettese sono entrambi reduci da due sconfitte consecutive, i padroni di casa perdenti contro il Vasto Girardi della Vigor Senigallia, mentre i rossoblù non hanno ottenuto punti né contro la Nuova Florida né contro il Pinedo. Nei padroni di casa assenti per infortunio Gori e Mengani e formazione Cremisi che si schiera dal primo minuto con un 4-3-3 con Vitello e Alagia come terminali offensivi supportati da Tizzi lateralmente. Mister Fabio Prosperi alla seconda panchina rossoblù, non potendo disporre di Zaffagni, Cardella, Lachir, Bacher, Migliorini e Danguilli, si affida ad un 4-3-2-1 con Chinellato come ultimo uomo avanzato. Le due formazioni si ritrovano al della vittoria dopo lo spareggio playoff dello scorso 25 maggio che vide prevalere la formazione rossoblù grazie ad una rete di Lisi al quarto minuto della ripresa e secondo scontro stagionale tra le due compagini che si sono affrontate anche nel primo turno di Coppa Italia alla Riviera delle Parme. Risultato finito in parità e da rigore gli ospiti che hanno ottenuto il pass per il secondo turno. Primi minuti di studio e gara che si sblocca dopo appena 8 giri di orologio. Leggerezza difensiva Cremisi nel posizionamento arretrato, si ritrova il pallone sui piedi di Mili che spedisce nel 7 alla sinistra di Moro e si porta così in vantaggio la formazione del presidente Renzi. Prova a reagire la formazione di Mattoni in campo con 5 under, uno in più rispetto agli ospiti, ma in maniera sterile. Al 12esimo la prima conclusione di Alagna viene ribattuta in angolo. Al 16esimo risulta essere centrale la conclusione di Domenico Vitello che non impensierisce più di tanto il numero uno ospite rossoblù Corci. Al 19esimo si fa vedere Chinellato, la sua ripartenza da fuori area, pallone che però termina sul fondo. Siamo al 30esimo, dopo il secondo angolo ospite ancora da fuori area, Tassi non inquadra il bersaglio della porta Cremisi. Al 33esimo occasionissima per il raddoppio ospite, bello lo scambio tra Emili e Umili, la conclusione di quest'ultimo di poco fuori alla sinistra di Moro. Primo tempo che si chiude con il vantaggio della formazione ospite. Durante l'intervallo mister Mattoni prova a scuotere i suoi, squadra Cremisi più incisiva ad inizio di ripresa con una piccola variazione di modulo, con Alagna schierato un po' più indietro con il ruolo di dettare l'ultimo passaggio per gli avanti di casa. Nei primi 10 minuti della ripresa la formazione rossoblù non esce dalla propria metà campo. Al 13esimo punizione Cremisi, la palla che però va a spegnersi sull'estremo della rete ospite. Al 27esimo si ristabilisce l'equilibrio sul rettangolo di gioco, ma manovra ariosa dei padroni di casa, da sinistra verso destra spiovente per Giacomo Massarotti che di controbalzo mette nel sacco 1-1 tra Tolentino e San Benedettese. Poco dopo occasione d'oro per il Tolentino, Alagia va a pressare il numero uno ospite, rilancio di quest'ultimo alla meglio, sfera per Lattanzi che vista la porta libera propende per un pallonetto che si spegne sul fondo di pochissimo. Al 32esimo punizione ospite, rilancio sul settore destro per Feliz Rabacalla, allunga per Chinellato che va in anticipo su Stefoni e palla che si insacca per il 2-1 ospite. Al 37esimo Adorni allarga per Alagia, spiovente in aria, Vitello insacca per il 2-2, ma il giudice di linea annulla per un sospetto fuorigioco di rientro dell'attaccante Cremisi, episodio non certo favorevole alla squadra di casa che rimane sotto. La gara si chiude al 49esimo, ancora la seconda rete personale di Chinellato, questa volta ben imbeccato da Muratori. 3 punti per la San Benedettese che ritrova il successo dopo 2 stop consecutivi, squadra di casa che invece mastica amaro per la terza sconfitta di seguito.